È tornato un grande Amsi. Sicuramente è tornato ai livelli degli anni precedenti. Sono convinto che può dare ancora un quid in più di quello che sta dando. Sì, è proprio grazie a lui che mo stiamo meglio. Eh sì, penso che il Napoli sta soprattutto giovando del fatto che c'è un Amsic ritrovato. Sicuramente penso che darà una grande mano in questo finale di stagione. Sì, assolutamente, abbiamo ritrovato un Amsic che abbiamo visto nelle stagioni passate. Può dare ancora di più sicuramente, speriamo che continui così. Sì, pare di sì, speriamo che il pare risplenda. Beh, se facciamo il conto degli scontri diretti della Lazio, se dovesse perderli sia con la Roma che con stesso col Napoli ci troviamo, però il Napoli dovrebbe vincerne tutte quante, è un passo falso a Torino. Ma pare di sì, siamo tutti contenti. Sì, finalmente direi è tornato Amsic, io sono stato sempre con lui, sono stato sempre un fautore di Amsic. Non era possibile, cioè che a un certo punto Amsic non sapeva più giocare a calcio. Sì, è stato un ritorno importantissimo perché diciamo che ha avuto delle lunghe pause quest'anno, però fortunatamente adesso è tornato più in forma che mai. Andrà via. Vabbè, è un allenatore che pretende un po' troppo. Klopp, quello che secondo me sarebbe l'allenatore ideale per proseguire il cammino di che ha iniziato Benitez. Penso che adesso sia in salita. L'importante è che non si arrenda facilmente, che non si demotivi, che è facile demotivarsi comunque. Sì, penso di sì, ma non era mai uscito definitivamente secondo me. Penso che ce la possiamo fare. Sicuramente, visto che la Roma è in calo, non è una squadra che segna molto, il Napoli in questo momento è lanciato. Penso che abbia più probabilità di prendere la Roma che la Lazio. Bisogna fare tanti sacrifici, sarà un poco difficile, è un poco certo. Bisogna avere fortuna nella vita, senza fortuna non si può fare niente. In questo rush finale mancano 7 partite, giusto? Queste ultime 7 partite ci sarà un valore aggiunto in più per il Napoli. Benitez non rimarrà, perché lui è stato chiaro, ha velatamente più volte espresso il suo parere che è quello di andar via. Non rimarrà, chiaro che la società credo abbia già preso delle decisioni importanti in merito all'allenatore. Andrà a finire che Benitez sceglie di stare vicino alla famiglia se avrà un'occasione dall'Inghilterra. A me fa piacere che rimane Benitez, è bravo come allenatore. Perché il mercato non l'ha soddisfatto quest'anno, secondo me. E quindi penso che non creda nel progetto se se ne va. Prendere un allenatore come Mihajlovic e tornare 3 passi indietro.